Allora, questa interrogazione deriva da numerose segnalazioni sui media che continuano ad essere fatte dai cittadini riguardo al Covid, ovvero anche negli ultimi giorni sono stati segnalati notevoli ritardi nelle cure prestati a pazienti affetti da Covid a domicilio. C'era una segnalazione sul piccolo di pochi giorni fa, addirittura 5 giorni per intervenire dal punto di vista medico su una signora che poi, che per fortuna ce l'ha fatta, ma era in condizioni drammatiche quando il medico è arrivato ed è stata trasportata in ospedale. Ma abbiamo anche delle assenze o dei ritardi di esecuzione dei test diagnostici, ovvero dei tamponi. Ritardo nella risposta dei test diagnostici, in questo caso la situazione è meno grave per i pazienti, ma provoca notevoli disagi anche a livello di lavoro. E quello che secondo noi è più grave dal punto di vista del controllo dell'epidemia, che ormai non c'è più o quasi tracciamento. Ricordo, e questo è il titolo appunto dell'interrogazione, che il controllo dell'epidemia e la cura delle persone si basa su una strategia ormai riconosciuta a livello di letteratura internazionale, ovvero la strategia delle 3T, ovvero testare, cioè fare il tampone, tracciare, ovvero seguire i contatti di chi è risultato infetto, ovvero trattare, cioè dare le cure il più presto possibile. Il controllo dell'epidemia significa quindi non solo minore malattia, minore sofferenze, ma significa anche minore necessità di lockdown, quindi influisce su tutta la società. Noi abbiamo visto che questa regione si vanta di fare tanti tanti tamponi, ovvero si fanno il cosiddetto testare, ma fare solo tamponi a cui non segue un trattamento immediato, non segue il tracciamento, è una mera esibizione di numeri. Cioè è la solita passerella per dire che bravi che siamo, ma senza nessuna efficacia sul controllo dell'epidemia e del resto i numeri sull'andamento dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia inchiodano alle responsabilità di non aver adottato ancora la strategia appunto delle 3T. E per far questo è vero che le risorse non sono infinite. Però se io ho 10-20 mila infetti, e concludo subito, non arriverò a tracciarli tutti, ma se ho una quota minore sicuramente arrivo a farne almeno una parte, invece ormai non si fa quasi nulla. Quindi qual è il motivo dell'interrogazione? Ma che si cominci finalmente a pianificare, programmare e in questo caso dare anche le procedure alle strutture. Noi siamo in una fase ancora in cui la gente, i sanitari, non sanno cosa fare. Grazie. Grazie, prego, Assessore Roberti. Benissimo. Il Servizio Sanitario Regionale adotta da inizio pandemia la strategia del testare, tracciare e trattare. Tuttavia, i numeri dell'epidemia in corso sono stati talmente rilevanti che in alcune situazioni, nonostante le nuove assunzioni di personale, la strategia delle 3T non è riuscita a procedere parallelamente alle esigenze, un tanto soprattutto a causa di un'evidente sottovalutazione negli anni dell'importanza dei servizi di prevenzione, privata di risorse importanti e con competenze adeguate. La pandemia, una volta in più, ha dimostrato come i servizi di prevenzione debbano ritornare nelle priorità delle aziende sanitarie, invertendo la direzione rispetto a scelte del passato. Relativamente all'utilizzo delle risorse disponibili, seppur implementate, le prevenzioni si sono concentrate applicando le uniche misure per il controllo dell'epidemia, visti i numeri di contagi quotidiani da virus SARS-CoV-2, e il relativo RT, la contagiosità della malattia nei giorni precedenti l'esordio sintomatologico, il significativo numero dei contatti dei casi nella situazione di libera o semilibera circolazione delle persone prepicco, rendendo di fatto impossibile il controllo dell'epidemia a partire dal secondo contact tracing e rendendo necessaria l'applicazione delle misure di limitazione degli spostamenti. Grazie. Assessore, prego, consigliere Zalucar. Grazie, ma questa è una risposta che sarebbe stata senz'altro soddisfacente in aprile e in maggio, cioè 2 mesi dopo lo scoppio, quando c'era l'emergenza. Dopo un anno, avere questa risposta significa che non ci si è preparati per nulla. Quindi assolutamente inaccettabile. Grazie.